Non possiamo non concludere l'intervento di Giuliana con un applauso grandissimo alla sua persona. Un applauso grande a Giuliana. Ringraziamo per la sua presenza speciale. Giuliana, un po' il mito di Sorrento, non l'ultima icona che c'è rimasta di Sorrento. Giuliana è la nostra, il nostro emblema che va in giro per il mondo a portare Sorrento, a dire quanto è grande, quanto siamo fortunati ad essere sorrentini. Quindi ringraziamo. Per il mondo con la sua voce e Anna Maria Cargiuno, con la sua voce piccola, flebile, timida, ma che così potente di contenuti. In un brano, in un racconto di questo libro, lei parla proprio della sua voce, perché ha fatto l'esperienza di donare la sua voce, perché esiste il libro parlato, perché non può vedere, ricevere, o perché ha altre disabilità che impedisce di usufruire di un libro da leggere. Parlando, cioè persone che donano la propria voce e consentono a questi portatori di handicap di ascoltare un libro vivendo le emozioni che a noi vengono naturali quando ascoltiamo un libro. Bene, lei ha vissuto questa esperienza, lei con questa racconta con tanta tenerezza che con questa voce piccola, plebile, di cui ha sempre avuto quasi vergogna perché non riusciva a imporsi nell'umore sugli altri, è riuscita poi a donare. Un libro questo dove erano dei rondini, in cui io sono un grande fan di Giuliana Cargiuno, però devo dire che nel momento che ho fatto questa cosa che ha detto, cioè non lo sento così strettamente autobiografico, nel senso che quello che mi piace di questo libro è che è un po' la storia di una donna che può essere una qualunque donna nell'età di Anna Maria, non è necessariamente la storia di Anna Maria, certamente ogni scrittore mette qualcosa di se stesso, dei suoi personaggi, ma io sento e quando lo leggerete emozionati, secondo me che chiunque si può identificare in un certo modo di vivere le tappe della propria vita, perché in fondo questo libro è una metafora, secondo me è la metafora della vita, il volo delle rondini un po' è come la nostra vita, ci vediamo in volo, ma ci sono anche le cadute, ci sono le speranze, ci sono gli arredi e ci sono le spinte e ci sono i momenti di danno, c'è il momento della fine, c'è anche il momento della ripresa, della risalita, ripartire. E un po' questo libro ci regala questo, ci regala anche la metafora dell'evoluzione dell'esistenza. Parte una bambina e le commette, immergersi nel mondo di questa bambina, nel pianeta infinito di amore dei suoi genitori, nel rapporto con la nonna, la scoperta della natura, poi piano piano diventa un adolescente, si confronta con la realtà dell'amore e della crescita e anche con l'indefinitezza che porta questa terra di mezzo. Diventa una donna e a questo punto diventa pure di tutte le donne. Parla delle donne del Settecento, parla di una donna della Genesi, parla di una donna dell'epoca attuale, ma il cuore rimane sempre lo stesso. E quindi Anna Maria ci ha regalato qualcosa che secondo me è assolutamente universale e l'ha fatto con la prosa, ma rimanendo sempre protagonista, perché lei è un orgoglio della Chiesa Sorrentina perché riceve le breve continuazioni quasi un'anni, quindi da con me è riservata per scrivere con te, come dovrei crescere dal liceo dopo non comunicarci. E lei era una poetessa di fama internazionale, ma questa volta ha usato la prosa e è arrivata con la stessa incisività, secondo me, con la stessa sensibilità a toccare il cuore, perché si dice la poesia è il dono di comprimere una stella in un verso, cioè qualcosa di più universale, la poesia te non è ben fruibile immediatamente. Mi racconti, è riuscita a fare la stessa cosa, quindi io ringrazio Anna Maria delle emozioni che ci ha dato, ringraziamo tutti e scommetto che quando leggerete questo libro non mancherete di sentire un moto del cuore, che è la cosa più bella che chiediamo quando leggiamo un moto del cuore. Quindi grazie, complimenti e voglio passare la parola al relatore ufficiale, che sarà il dottor
intendi dire esattamente? Poi dopo questo volevo andare, perché direi che starei qua stasera, perché mi piace. Credo che sia la respirazione fondamentale di tutti gli esseri umani, la tensione a cielo, no? Come dire, i piedi sempre a terra, ma lo sguardo in alto. E mi fermerei su questa cosa, perché poi ovviamente potremmo dire. Quindi è questo verso il sole che c'è anche quando non lo vedi, quindi è una certezza interiore, poi diventa, non è una cosa, come devo dire, sentimentaloide, è una certezza interiore, perché è una tensione interiore, una direzione, una bussola che ti porta in quella, a quel punto cardinale. Ma sei un po' più felice di quando tu hai intervistato, o hai sempre questi fremiti e queste ricerche continue? Detto che sei poetessa, va bene. Allora, allora, in bocca al lupo per il tuo libro, grazie di avermi coinvolto, chiedo scusa ancora una volta per avermi allontanato, grazie professore, ti lascio il microfono, ringrazio l'autorità che mi sta accanto a me, puoi presentare tu. Allora, grazie. Grazie, una volta
andò a intervistarlo un altro scrittore uruguaiano che stava morto, Eduardo Galeano, anche lui è importante. E nell'intervista, a un certo punto, gli diede nel suo studio, Buffo gli fece vedere una lavagna. In questa lavagna, da una parte c'era la penna e dall'altra parte c'era un braccio. Disse Buffo: guarda, con questa si scrive e con quest'altro, che era il cancellino, si scrive ancora meglio. Cioè significa che tu devi utilizzare, l'antità, quindi la secchezza del tutto. Fa piacere che sia venuto, altrimenti avrei dovuto annotare, così in questo caso cerco di sintetizzare un po' e così hai la parola. Quindi scrivere un romanzo è un'arte difficile, non è come scrivere un romanzo. Perché guardate, un romanzo è un'architettura, no? Siamo in un territorio molto vasto, possiamo fare molte scoperte, possiamo allontanarci dal percorso principale, fare digressioni, soffermarci sul personaggio secondario, metterci dentro tutto quello che vogliamo, anche generi diversi. Invece la misura del racconto è breve. E in poche pagine non è possibile la costruzione di grossi caratteri psicologici e di architetture complesse. Devono prevalere alcune cose. E siccome io devo fare il critico, devo verificare se queste cose, che sono codificate dall'arte dello scrivere breve, sono presenti anche nei testi di Annalisa. La focalizzazione su un determinato periodo spazio temporale. Un racconto non si può dilungare in molti luoghi e in tempi diversi. Poi l'epissa, cioè i vuoti della narrazione, si salta da un tempo a un altro. E la sinergica, cioè l'attenzione ai particolari. E c'è un altro problema. Che tipo di racconto? Quello che chiamano gli inglesi story showing o storytelling, cioè la narrazione fotorealistica di una fetta di vita quotidiana di un personaggio comune, come lo siamo tutti, oppure una vicenda in cui l'intreccio è rivolto allo scopo di muovere il lettore fino alla fine della storia. La nostra scrittrice sceglie una strada personale che si muove tra entrambi le voci. Da una parte tutte le storie sembrano disporsi in una sorta di romanzo autobiografico che si articola in senso cronologico. Dall'altra parte i vari racconti possono essere letti anche come storie indipendenti. E tutti, cioè tutti, presentano ellissi, presentano pause, sospensioni, omissioni, allusioni, sequenze non risolte, vuoti che vengono lasciati da riempire a pittore. Il che, come aveva detto già la dottoressa Raggiunto, quindi ci sono più risposte, più domande e più risposte. Lo scrittore pone soprattutto domande, è il lettore che deve cercare di darsi delle risposte se vuole dare un contributo attivo. Quindi l'occhio poi mette in rilievo, quasi come se fosse una sorta di fumata di una macchina da presa, il particolare di un oggetto, che proprio per questo, proprio perché viene messo in rilievo, assume un'evidenza particolare, un'evidenza che, come si dice, si carica di un surplus allusivo, cioè di un sovrappiù di significato, allacciativo con il prima e il dopo della storia. E rinvia a un contesto generale. E un'ultima osservazione prima di fare una breve scorsa dei racconti. Si dice sempre un racconto autobiografico, è vero? Però racconto autobiografico noi dobbiamo tenerci, perché se noi intendiamo il racconto autobiografico, il racconto di uno, poi in questo caso di una, che parla
della propria vita e la rievoca così come è successo, può darsi pure che faccia il racconto autobiografico, ma certamente non vale più. Perché la letteratura non è autobiografica. E questa volta la risposta non la voglio dare, la prendo da una lettura recentissima che ho fatto, di una intervista che Philip Roth, famoso autore americano recentemente morto, aveva fatto ad un intellettuale israeliano, Aaron Apfel, uno dei superstiti della Shoah. Non ho mai raccontato le cose nel modo in cui sono accadute. Le mie opere sono capitoli della mia esperienza personale, ma non sono la storia della mia vita. Descrivere le cose come sono accadute significa essere schiavi della natura, che nel processo creativo è solo un elemento di secondaria importanza. Dice cose che magari noi non pensiamo. Per me creare significa ordinare, scegliere, smistare le parole, trovare il ritmo adatto all'opera. È vero che i materiali derivano